PD di Terra di Lavoro, le diatribe sembrano non aver fine. Negli ultimi tempi si sono susseguite una serie di dimissioni di segretari cittadini di città importanti come Aversa e come Caserta, l'ultima in ordine di tempo quella di Mauro Desiderio, appunto leader cittadino della città capoluogo. Di questo e di altro parleremo con Enrico Tresca, consigliere comunale di Caserta. Tresca, il PD sembra non voler uscire da questa fase di contrasti interni. L'ultimo caso è quello di Desiderio, forse un caso a parte. Ne vogliamo parlare? Ma il caso Caserta è sicuramente diverso da quello che noi abbiamo registrato in altri territori della provincia. Prima di tutto a Caserta è in atto una discussione nell'ambito della fisiologica vita di partito che attiene al ruolo del partito stesso e alla capacità di sviluppo di azione politica del partito nella città capoluogo, dove c'è un gruppo consiliare unito all'opposizione insieme ai gruppi di centrosinistra con un'opposizione variegata e che ha bisogno di mettere un freno all'azione amministrativa disastrosa del centrodestra e nello stesso tempo ha bisogno di costruire un'alternativa a partire dal dato certo non confortante delle ultime amministrative. Questo è un territorio che ha bisogno di una proposta forte. Noi pensiamo che solo un partito forte possa articolarla ed è nata una discussione su come meglio garantire questa proposta al partito. Quindi le dimissioni di Mauro Desiderio vengono all'interno di questa discussione e certo sono un atto suo personale, non richiesto e non sollecitato. Fra l'altro in una sezione che si stava muovendo anche piuttosto bene, coadiuvata da un gruppo consiliare molto attivo, per cui anche per questo ha destato non poche perplessità. Sì, la decisione di Mauro che noi ci siamo assunti, o meglio il coordinamento cittadino al quale io partecipo, ma in quanto membro di diritto ma non con facoltà di voto, ma comunque che il direttivo cittadino ha accolto con riserva, nel senso che noi ci siamo riconvocati per il 2 maggio e il 2 maggio approfondiremo la discussione. Noi pensiamo che questo tipo di scelta sia una scelta che è in testa al segretario e il segretario debba renderne conto. Certo che adesso si apre una fase di difficoltà all'interno del partito e questa fase di difficoltà va superata cercando prima di tutto di vedere se ci sono gli elementi in grado di consentire di continuare a percorrere la strada già intrapresa un anno fa con il congresso o se bisogna cambiare direzione. Ma questo, ripeto, all'interno di una dinamica di partito penso che sia una cosa normale, non griderei allo scandalo, penso che chi confonde la disunione con la discussione fa un cattivo servizio al partito stesso. Noi abbiamo bisogno di un partito che discuta molto, perché tanti sono i problemi in campo e tante sono le necessarie proposte da mettere in atto per superarli e quindi le necessarie proposte prevedono un confronto ampio, sereno. Purtroppo proprio l'assenza di confronto, proprio l'assenza di dibattito a nostro avviso sta penalizzando il partito in tutta la provincia di Caserta in questa fase e in questo penso che il partito non sia neanche aiutato dalle responsabilità e dalle figure guida del partito stesso che in qualche modo stanno contribuendo a questo stato di cose piuttosto che al superamento di queste difficoltà. In realtà Caserta è la città capoluogo, esprime comunque un candidato sindaco che è tra i consiglieri di opposizione ed esprime altri 3 consiglieri, sta facendo un ottimo lavoro come gruppo consigliare perché stiamo lavorando tanto. Abbiamo bisogno chiaramente di condividere questo con il partito e di farci ancora più fortemente portavoci delle proposte che dal partito provengono. Per questo c'è bisogno di lavorare in città, di conoscere bene la città. Ho l'impressione che qualcuno non conosca bene quello che succede in città e quindi esprima giudizi ed esprima impressioni senza avere contezza reale delle cose che accadono e delle cose necessarie per il partito a Caserta città. Lei prima faceva una distinzione legittima tra discussione e disunione. Sul piano provinciale la disunione sembra ormai lampante. Come si può uscire da questa situazione? Ma io penso che ci sono responsabilità che
E da questo punto di vista anche autorevoli rappresentanti del partito prima di me hanno giustamente evocato la data del 7 maggio simbolicamente come la data dopo le amministrative in cui una discussione ampia e franca vada aperta su quello che è accaduto e sta ancora accadendo nel partito. L'impressione è che ci sia un'attenzione spasmodica al mantenimento di posizioni all'interno del partito e ci sia meno attenzione al favorire una discussione fluida, corale e che sia imperniata soprattutto sui problemi che questa provincia vive. Quello a cui abbiamo assistito è che invece ci si è persi in diatribe, ci si è ostacolati in molte situazioni e temiamo il timore, nonostante ci stiamo impegnando tutti nella campagna elettorale, però registriamo un certo scetticismo proprio perché hanno prevalso fino a questo momento comportamenti che anche in città molto importanti per la provincia di Caserta, come Aversa, ma prima di Aversa Mondragone, prima ancora anche altre realtà, hanno di fatto penalizzato una proposta unitaria del partito. Quindi su questo, appunto, come dicevo prima, dopo il 7 maggio occorre necessariamente aprire una discussione interna al partito.